Sara. Sto per iniziare la costruzione di una grande serra. Sarà bellissimo. Questa primavera assaporeremo insieme il profumo di ogni singolo fiore. Il duca di Savoia e re di Sardegna Carlo Alberto amava rifugiarsi in campagna. Appena possibile, partiva da Torino con la sua carrozza per raggiungere il castello di Racconigi. Evviva Carlo Alberto! È tornato! Evviva il re! Quel giorno, un giovane sfaccendato era appisolato nel grande parco del castello, quando sentì arrivare il re accompagnato dai suoi consiglieri. Discutevano della costruzione di un giardino meraviglioso in cui sarebbero cresciute piante esotiche e miracolose. Gli parve di sentire la voce del re parlare di una pianta i cui fiori avrebbero avuto il profumo del paradiso. L'unico esemplare si sarebbe trovato in un certo giardino delle meraviglie e i semi a forma di stella sarebbero stati posti da esseri misteriosi nelle mani dei morenti, come segno di benvenuto nell'aldilà. Solo chi avesse attraversato quel confine e fosse riuscito a tornare indietro avrebbe potuto portare con sé i semi. Il giovane si alzò per schiarirsi le idee. Aveva sognato? Credevano veramente a simili sciocchezze? In fondo, cercare questa pianta non gli sarebbe costato troppa fatica. Forse era arrivata la sua grande occasione. Si incamminò per il meraviglioso parco alla ricerca di un'idea. Ovunque crescevano piante e fiori meravigliosi. Si piegò a raccoglierne uno particolarmente bello, pensando che forse gli avrebbe portato fortuna. A un certo punto gli parve di udire una voce provenire dal folto degli alberi. Lascia perdere, non riuscirai a tornare indietro. Ma il giovane era molto testardo, uscì dal parco e si incamminò nel bosco. Attirato dalla musica, il ragazzo arrivò nei pressi di una villa. Dalle finestre si intravedeva una sontuosa festa. Forse era proprio quella la vita che lo attendeva una volta che avesse trovato il seme. Banchetti, danze, battute di caccia. Inizialmente la vegetazione intorno al ragazzo era folta e rigogliosa. Gli piacevano le piante, si fermava ad osservarle, le accarezzava. Di ognuna gli sembrava di conoscerne la personalità, la storia. Man mano che avanzava, però, gli alberi erano sempre più spogli. Sembrava che nessuno si curasse di quelle piante. Era un vero peccato. Ah!
A fatica riuscì a uscire dal bosco e si imbatté in una lapide. Sulla pietra era scolpito il nome di una fanciulla, Melania. So che cerchi il seme e so dove puoi trovarlo. Se metti un fiore in questo vaso, ti accompagnerò. Il ragazzo aveva ancora in mano il bel fiore raccolto nel giardino del castello e lo pose nel vaso. Magicamente anche l'altro fiore si drizzò. La civetta, in silenzio, iniziò a fargli strada. La civetta volava e il ragazzo la seguiva a piedi. Dopo qualche ora di cammino, le domandò del misterioso seme. Non l'ho mai visto, ma è un fiore che dà pace alle anime. Chi muore senza che il seme sia stato posato sulla sua mano, vaga nei boschi sotto forma di animale, per sempre. Quanto avrebbero ancora dovuto camminare per raggiungere questo misterioso giardino? Non avere fretta di trovare il seme. Quello che gli mancava non era certo il tempo. Perché lo cerchi? Il ragazzo spiegò alla civetta che sperava di tirarci su qualche soldo. Che ingrato! Tu hai la cosa più preziosa, la vita! Cosa intendeva dire? Perché lo stava accompagnando? Ma che cosa voleva? Giunti nei pressi di un cimitero, il ragazzo fu attratto da una strana nenia. Cosa doveva vedere? Melania bella, ci sono dei fiori per te. Vieni a prenderli. Ci sono dei fiori per te. Oh, ma che bella civetta che hai. Volevano la sua civetta. Eh no, lei doveva aiutarlo a trovare il seme. Iniziò una lotta furibonda. Ma uno dopo l'altro, il ragazzo mise fuori gioco tutti gli scheletri, riducendoli a un mucchietto di ossa. Il ragazzo avrebbe voluto chiedere spiegazioni alla civetta. Chi fosse questa Melania? Ma iniziava a sospettare tutto il nudo. Arrivarono sotto un vecchio castagno. Fermati qui, c'è ancora in tempo. La voce sembrava provenire dal tronco dell'albero, ma il ragazzo finse di non sentire. Eccoci, sei arrivato. Arrivato? Quel posto sembrava abbandonato da secoli. Nessuno si occupa più del giardino da anni, ma non temere. Troverai il tuo seme. Il ragazzo si avvicinò, timoroso, e decise di entrare. Davanti ai suoi occhi si apriva un lungo viale, costellato di statue. Gli parve di vederne muoversi una. Oh no, non era un'impressione. Avrebbe cercato il seme da un'altra parte. Non voleva restare lì un secondo di più. Troppo tardi lo attendevano le Willy, gli spiriti delle giovani morte il giorno prima delle nozze, che tutte le notti ballano alla luce della luna, invitando i giovani a una danza che li condurrà alla morte. Thank you.
il ragazzo danzò e danzò e alla fine cadde a terra. Sulla sua mano un seme a forma di stella. Proprio in quel momento riapparve la civetta. Finalmente capiva. La civetta era Melania. Ora potrò riposare in pace. Grazie, ragazzo. La civetta scomparve e al suo posto, dalla terra, iniziò a crescere un albero che allungò i suoi rami e lasciò cadere sul ragazzo una pioggia di semi a forma di stella. Finalmente a Racconigi le serre erano terminate. C'erano alberi e piante spettacolari. E il re scriveva felice alla sua amata. Mia cara, i lavori sono conclusi. Ho assunto un nuovo giardiniere. Mi ha portato degli strani semi a forma di stella. Sostiene che la pianta abbia il profumo del paradiso. Non so se credergli, ma è simpatico e ha bisogno di lavorare. Gli ho affidato la cura delle serre.